Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi. Con questo decreto e il modo sbagliato in cui affronta una sfida di così grande importanza è diventato più chiaro che mai, più nitido a chi lo voglia vedere, l'enorme difficoltà che ha questo governo con la sua maggioranza a fare le cose che servono realmente al Paese. Purtroppo sta succedendo proprio sulla sfida più importante per il futuro. Il freddo acronimo non è molto adatto a spiegare quale sia la portata storica di questa scelta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E infatti si chiama Next Generation EU perché guarda dritto alle responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni. Ditelo se non condividete gli obiettivi del Next Generation EU. Siate più sinceri. Gli investimenti nelle infrastrutture procedono a rilento. Lo stesso succede ai piani per le rinnovabili e il lavoro, per non parlare di quelli legati al trasporto pubblico locale, alla scuola, all'università, alla sanità. La missione 6, quella dedicata alla salute, vede una spesa di soli 79 milioni, lo 0,5% delle risorse assegnate. E mi hanno preoccupata le parole che hanno messo in dubbio la realizzazione delle case della comunità, che riguardano l'idea, dopo la pandemia, di andare verso la sanità del futuro, che è quella della prossimità. Ecco, di fronte a tutto questo ci si aspetterebbe che il PNRR fosse una vera e propria ossessione quotidiana di questo governo, su cui spendere energie e stimolare l'intero sistema paese, su cui coinvolgere pienamente i territori e le parti sociali, le categorie economiche, i sindacati, il terzo settore, le università, i centri di ricerca. Invece ci troviamo di fronte a questo decreto assolutamente insufficiente, che cancella o tutt'al più declassa con un tratto di penna il coinvolgimento delle parti sociali a questa sfida paese e che non riesce a individuare soluzioni, ma quando cerca di farlo rischia di produrre più danni e ritardi che benefici, Ministro. È il caso della centralizzazione della governance a Palazzo Chigi, 4 mesi persi con lo smantellamento delle strutture di missione dei singoli ministeri. Ed è facile prevedere che tra l'inevitabile periodo di rodaggio e il difficile equilibrio con il MEF si possa perdere altro tempo prezioso per l'attuazione. Io non capisco, Ministro, non capisco, lo dico con rispetto, questo atteggiamento di resa del Governo che già annuncia che alcuni obiettivi non saranno realizzabili. C'è chi addirittura parla di restituire delle risorse, quasi questa maggioranza, campionessa di scaricabarile, stesse già preparando il terreno a dire che è colpa di qualcun altro se non riusciamo a attuare il piano. Ma non regge, dopo 7 mesi non regge né incolpare governi precedenti né tantomeno incolpare magari l'Unione Europea, che ha dato piena disponibilità e non rigidità nell'aiutare a attuare questo piano. Ministro, insomma, ho l'impressione che abbiate speso più tempo a parlarci di rave e di ONG che non ad attuare questo importante piano per il Paese.